C'era una volta, in un paese lontano lontano, un diligente lavandaio che viveva in un villaggio. Aveva una casa minuscola, con un fienile sul retro dove abitavano il suo asino e il suo cavallo. Oh! Che giornata stancante quella di ieri! Ah sì, cavallo! Ti lamenti e io cosa dovrei dire? Sono io che porto il carico più pesante! Sarà, ma io intanto porto il nostro padrone in persona! Forza! Avete riposato abbastanza? È ora di mettersi in viaggio! Tutte le mattine il lavandaio metteva i panni puliti che aveva lavato il giorno prima in groppa all'asino. Poi montava a cavallo e partiva per raggiungere posti lontani e consegnare il bucato ai clienti. Per tutto il giorno consegnava i vestiti puliti alle persone che a loro volta gli lasciavano quelli sporchi. L'asino, che trasportava il bucato tutto il giorno, era molto stanco. Quando arrivava alla stalla era sfinito, mangiava e voleva andare a dormire immediatamente. Cosa fai, asino? Non vorrai addormentarti così presto? Io vorrei correre un po' per la fattoria. Ah, certo, potresti! Non sei tu a portare tutti quei panni pesanti! Il lavandaio, il mattino dopo, si svegliò molto presto per lavare i panni sporchi che aveva raccolto il giorno prima. Ecco, fatto! Ora posso finalmente uscire a raccogliere altri panni sporchi in paese. Il lavandaio portò il cavallo e l'asino fuori dalla stalla e si mise in cammino. Sono venuto a prendere i vostri panni sporchi. Oh, che piacere vedervi qui! Ecco qua i panni sporchi di tutta la settimana. Grazie, signora. Le riporterò i vestiti il prima possibile. Così il lavandaio bussò alle porte di tutte le case del paese. Raccolse i panni sporchi da quasi 15 case e mise tutto il carico sul povero asino. Oh no, sono troppo pesanti! Quel giorno il lavandaio camminava accanto all'asino in modo che il carico non si rovesciasse. Ma l'asino, che era molto stanco, non riuscì a sopportarlo e a un certo punto crollò in mezzo alla strada. Che succede, asino? Sei molto stanco, vero? Forse è meglio che ci riposiamo un po' qui. Il lavandaio si sdraiò sotto un albero per riposarsi. Ehi! Cosa vuoi? Volevo solo dire che oggi il mio carico è più pesante del solito. Non potresti aiutarmi un po'? Scusa, asino, ma non è compito mio portare il bucato. Il lavandaio finalmente si alzò e si mise di nuovo in cammino. Fecero qualche passo, ma all'improvviso l'asino cadde di nuovo a terra. Oh mio povero asino! Scusa, oggi ti ho fatto stancare molto. Dai, bevi un po' d'acqua. Il lavandaio tolse i panni dall'asino e li mise in groppa al cavallo. L'asino finalmente si sentì meglio, ma questa volta era il cavallo a non sopportare il peso. Avrei dovuto mettere metà del bucato sulla schiena del cavallo fin dall'inizio. Così non avrei fatto soffrire l'asino. Poiché il cavallo non aveva aiutato l'asino, fu costretto a portare tutta la biancheria sulle spalle fino a casa. Quando arrivò alla stalla, non riusciva nemmeno a mangiare perché era esausto. Oggi sono stato egoista, mio caro amico. Mi dispiace. Ti chiedo scusa. Finalmente hai capito. Aiutare e condividere è importante. Non dimenticarlo mai, mio caro amico. Da quel giorno, ogni volta che il lavandaio raccoglieva molti panni, si preoccupava di dividere il carico tra sé, il cavallo
e l'asino erano stanchi allo stesso modo, si capivano e si divertivano di più.